Buonasera ad Antonio Martone e benvenuti al quindicesimo appuntamento con 8 gol. Dopo 15 giornate sono arrivati altri verdetti in questo girone C di Lega Pro a conferma che stiamo assistendo ad un torneo quanto mai equilibrato, incerto ma soprattutto molto combattuto. Parleremo del comportamento delle 5 campane, in particolar modo di Casertana, Juve Stabia e Benevento, ma soprattutto di quello che è l'andamento generale del girone, dove iniziano anche un po' di polemiche, evidentemente col passare delle giornate aumenta, diciamo, quella che è il pathos e automaticamente iniziano anche i primi processi a tecnici, a calciatori, dirigenti, ma soprattutto anche agli arbitri. Stasera abbiamo, come dicevo poc'anzi, tanti argomenti da proporvi. Io vado subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo nello studio di Benevento e nel nostro studio al Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Partiamo da Benevento con l'aiuto della nostra regia. Saluto Antonio Messina, coadiuvato da Fabrizio Anglisani. Al mio fianco c'è una vecchia conoscenza del mondo del calcio, non solamente della Lega Pro e attualmente del settore giovanile, ma diciamo a livello nazionale. Giovanni Ignoffo, buonasera. Buonasera, buonasera. Benvenuto. A voi. Allora, Giovanni Grazie. Ignoffo ha vinto nella sua carriera 4 campionati. È il calciatore che ha segnato il primo gol dell'era De Laurentiis con il Napoli. Attualmente è l'allenatore di grande successo della formazione Under 17 del Benevento Calcio, ma soprattutto è responsabile del settore giovanile. Come ben sapete, il settore giovanile del Benevento quest'anno ha lanciato un progetto avveniristico, quello della sinergia tra Benevento, Casertana e Sporting Club Caravaggio, ed è qualcosa di veramente interessante. Naturalmente Giovanni Ignoffo stasera è un po' in veste di opinionista, ma apriremo anche una finestra che, ripeto, particolarmente lusinghiera su questa attività che da questa estate ha iniziato con il Benevento per quanto riguarda questa sinergia. Poi a fianco a Giovanni Ignoffo c'è quello che è un altro nome simbolo del mondo del calcio, non solamente di terza serie, pure in questo caso, Enzo Bozzi, nostro opinionista, che ringrazio e saluto. Buonasera a tutti. A fianco ad Enzo Bozzi c'è una sedia vuota che è quella del centrocampista della Casertana, Marco Mancosu, che della squadra capolista, che è il nostro ospite stasera. Siamo in attesa della sua visita, considerato insomma che non abbiamo avuto segnali, quindi a momenti dovrebbe arrivare probabilmente problemi di traffico. E a questo punto vado a collegarmi con Salerno, dove c'è un parterre particolarissimo e siamo ben lieti di avere così loro come protagonisti di questo quindicesimo appuntamento con 8 gol. Allora c'è soprattutto l'allenatore della Juve Stabia, Nunzio Zavettieri. Qualcuno l'ha definito l'allenatore imbattibile, considerato che da 9 giornate sulla panchina delle Vespe non ha mai perso. 3 vittorie e 6 pareggi, questo è il suo rovino di marcia. Buonasera mister, benvenuto e grazie per la sua disponibilità. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Perfetto. E naturalmente, come vedete, Nunzio Zavettieri è in compagnia, praticamente c'è al suo fianco quello che sarebbe stato un interprete fantastico del famoso libro, o meglio la famosa canzone che poi è diventata anche un film e anche un libro, Una vita da mediano, chiamiamolo così. Si tratta di Simone Guerri, centrocampista di Arezzo, attualmente in forza alla Paganese, una vita nell'inferno della Lega Pro, considerato uno dei migliori nel suo ruolo nel settore, 32 anni, ma non li dimostra. Tra le altre cose, per presentarsi alla grande a questo appuntamento con 8 gol, dato che lui non ne fa molti di gol in carriera, ieri ha siglato un gol bellissimo contro il Lecce in quello che è stato un big match che ha registrato tante polemiche. Io volevo salutare e ringraziare Simone Guerri per la sua grandissima disponibilità. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. Sì, naturalmente pensate, giusto per dire, Simone Guerri oggi era il suo giorno di riposo, invece l'ha trascorso qui stando con noi, quindi siamo immensamente grati a Simone Guerri e naturalmente anche a mister Zavettieri. Bene, io vi ricordo come consuetudine che i tifosi che ci seguono da tutta la Campania possono mandare sms oppure tramite WhatsApp al 342 87 23 977, tra poco vedrete anche il numero in sovrimpressione, per parlare delle proprie squadre del cuore, rivolgere domande a quelli che sono i nostri ospiti e così via. Allora io direi immediatamente di lanciare il primo tema che riguarda proprio la Casertana. Ultime 3 giornate, 3 punti solamente, 2 trasferte in Puglia con altrettante sconfitte con lo stesso punteggio, 2-0
1-0 a Foggia, 2-0 sabato scorso ad Andria. Ecco, la domanda la rivolgo immediatamente al nostro Bozzi. È già, si può parlare di mini crisi, di un pallone che si è un po' sgonfiato, o due sconfitte ci possono stare, Enzo? Ma no, più che altro può essere una crisi del fattore campo, quando gioca fuori, che fa fatica, perché tra le altre cose ha perso due partite in maniera netta, cioè prendere due gol a Foggia e altrettanti ad Andria e perdere sei punti per una capolista è chiaro che è una bella frenata. Però voglio dire, parlare di crisi mi sembra un po' troppo, insomma. Chiaramente la Casertana sfrutta il campo amico in maniera straordinaria, perché se vediamo un po' il ruolino di marcia che ha portato, qualche battuta all'arresto l'ha avuto fuori, però il suo campionato è ancora più che convincente, è ancora primo in classifica, quindi parlare di crisi mi pare un po' prematuro. Ecco, Giovanni Gnoffo, uno che è esperto in campionati da primo posto ed altro. La Casertana fino a qualche turno fa però era in fuga con 7 punti di vantaggio sulle seconde. Adesso il vantaggio si è ridotto a 2 per quanto riguarda il Foggia e a 4 per la coppia Lecce-Benevento. Ecco, tutto questo ti può creare dei condizionamenti per il rendimento futuro? E soprattutto, parlando della Casertana, sei concorde con la linea di Bozzi o hai un altro punto di vista sui falchetti? No, per quanto riguarda le ultime due trasferte, ovviamente comincia poi a diventare la squadra comincia a diventare un po' succube della negatività appunto della trasferta. Però sono sicuro che ancora è prematuro poter dire che è una crisi da trasferta o meno. Sono piccoli segnali che arrivano appunto quando si va in trasferta e che ogni squadra poi cerca di limare, oppure possono essere frutto di altre situazioni che magari noi non siamo a conoscenza. Però sicuramente ancora per poter fare un bilancio è sempre prematuro e c'è tanto da giocare, e soprattutto adesso si entra nella fase calda del campionato, che è quella delle prime giornate di ritorno. Esatto. Anche se, Antonio, scusami, volevo finire un po' il discorso di prima. Guardando la classifica, la sintesi la facciamo in un secondo. Cioè, mentre la Casertana... Mentre tu parli la facciamo vedere. Mentre la Casertana frena e il Foggia non si ferma più, c'è il Lecce che viene rallentato dalla Paganese. Le due sudiste estreme, parlo di Cosenza e Messina, che fisiologicamente perdono contatto, ma soprattutto c'è il Benevento che sgomita e si fa largo. Quindi la classifica in quel momento è bella chiara, ci dice queste cose, che sono molto importanti. Infatti, e che tra le altre cose è la conferma delle cosiddette grandi del girone, esatto, che stanno lassù, quindi con il passare delle giornate... Il tempo è galantuomo, esatto, anche nello sport e nel calcio. Quindi possiamo parlare di classifica senza sorprese, Giovanni Gnoffo? Sì, penso che alla fine quelli che lotteranno per le prime posizioni sono quelle che stanno, certo, in questo momento là. Forse io ci metterei la Juve Stabia, che potrà rientrare, e non lo so, in Matera con questo momento positivo che sta avendo, se si può poi incuneare tra quelle grandi. Allora, non solo, non dimentichiamo mai, e chiaramente io lo dico già da anche quando aveva 7 punti, che l'anomalia positiva di questa classifica, la Casertana che è davanti a Lecce, a Foggia, se vogliamo anche a Benevento, certo, e anche alla Juve Stabia, se, certo, vogliamo. Allora io chiamo in causa proprio il tecnico della Juve Stabia, Nunzio Zavettieri, visto che si parlava della Juve Stabia. Ecco, tu, mister, ti do del tu, ci diamo del tu naturalmente, ci sentiamo tutti in occasione di tutti i weekend nella nostra trasmissione di successo Offside. Dicevo, la Juve Stabia, tu hai sempre detto che dobbiamo vivere la giornata, aspettiamo la sosta e anche il recupero degli infortunati, dopodiché potremo tirare le somme. Ma tu credi, alla luce del lavoro che hai svolto in queste settimane, che la Juve Stabia possa inserirsi nella lotta per i quartieri alti, Nunzio? Ma questo lo dirà il campo. Io, quando ho accettato di venire a Castellammare, perché credevo che la squadra abbia dei valori. Vediamo quanto saremo bravi a tirar fuori i valori di questa squadra. In questo momento vorrei avere io i problemi della Casertana con la presunta crisi. Non sarebbe male, ecco, essere al loro posto. Quindi, al di là della battuta, è chiaro che il campionato è difficilissimo. Noi dobbiamo pensare a crescere tantissimo, ad allenarci bene ogni giorno,
e pensare solo alla partita successiva, perché comunque tutto passa dalla partita successiva ed è quello per cui ci stiamo prodigando con i ragazzi, per tirare fuori il massimo. Poi alla fine si tireranno le somme. Quindi per il momento non ti sbilanci. Allora io chiamo in causa, dopo parliamo anche della sua Paganese, Simone Guerri, che finora in queste 15 giornate ha affrontato tutte le grandi del girone. Ecco, a tuo avviso, Simone, la classifica attuale è veritiera o bugiarda? E qual è la squadra che ti ha maggiormente impressionato? Allora, diciamo che ancora comunque ci manca da affrontare il Catania e appunto la Casertana, quindi insomma sono due belle squadre. Ad ora posso dire che a livello di gioco mi ha impressionato il Foggia, anche se poi è una partita che abbiamo vinto noi giocando in contropiede. Credo che come organizzazione di gioco il Foggia e il Matera stesso, che abbiamo affrontato la scorsa settimana, credo che sono due buone squadre che provano a giocare a calcio. E queste mi hanno fatto più impressione. Anche se il Lecce che abbiamo appena affrontato la vedo una squadra molto quadrata, molto fisica e molto pratica. Quindi alla lunga credo che il Lecce insomma, si può confermare nei piani alti. Perfetto, grazie Simone. Allora noi adesso ci andiamo a vedere i riflessi filmati, così partiamo col primo vagone di gol, di Fidelis Andria Casertana, Foggia Cosenza appunto e Paganese Lecce. La Casertana cade per la seconda volta consecutiva in trasferta e vede scricchiolare pesantemente le sue certezze. Al degli Ulivi di Andria vincono i padroni di casa e si rilanciano nei piani alti della classifica. Il vantaggio biancazzurro arriva al 36esimo. Discesa sulla destra di Tartaglia e cross al centro per l'inserimento di Cortellini che con il piatto destro batte Gragnanillo. Al 55esimo clamorosa ingenuità di Murolo che già ammonito anticipa Strambelli con il braccio e rimedia il secondo giallo. La Casertana in 10 non riesce a rendersi pericolosa e subisce anche il 2-0 al 60esimo quando Cianci supera Gragnanillo e deposita a porta vuota. Dieci minuti più tardi lo stesso Cianci si fa espellere ristabilendo la parità numerica, ma il risultato non cambia, la Fidelis Andria si impone 2-0. Il Foggia si aggiudica il big match del 15esimo turno del girone C di Lega Pro superando il Cosenza allo Zaccheria. Satanelli in vantaggio al 29esimo, Sarno conclude dal limite, la conclusione viene smorzata da Iemmello che controlla la sfera e la deposita alle spalle di Perina. Qualche sospetto sulla posizione di Sainz Mazza, giudicata passiva dal primo assistente del signor Piccinini di Forlì. Una volta scardinata la difesa cosentina, la strada si mette in discesa per il Foggia, che raddoppia 10 minuti più tardi, sempre con Iemmello, che raccoglie l'assist di Sarno e firma il 2-0. Nella ripresa i Satanelli sfiorano più volte il tris, ma non concretizzano. La vetta ora dista soli 2 punti. Termina 1-1 il confronto tra Paganese e Lecce al Marcello Torre. Accade tutto nella ripresa. Al primo del secondo tempo gli azzurrostellati si portano in vantaggio. Servizio di Deli per Guerri che con il piatto sinistro batte Perucchini. Da valutare la posizione di Cunzi, oggetto di proteste della difesa salentina per un presunto offside. Al 63esimo la Paganese resta in 10 per la seconda ammonizione di Dozzi. L'inferiorità numerica diventa doppia a 2 minuti dal termine, quando anche Esposito viene espulso per fallo da rigore su Dumbia. Dal dischetto Lepore non sbaglia e firma il pari definitivo. In un mondo in cui tutti celebrano la grandezza, noi valorizziamo una cosa molto piccola. È arrivata la rata Minimino. La rata Minimino è Prestitalia. Scopri come ottenerla. www.prestitalia.it. Prestitalia è a Salerno, Teggiano, Avellino e Benevento. O su appuntamento direttamente a casa tua.
Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesiterapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come tecarterapia, laserterapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici, specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato. Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento, telefono 0824 51 480. Il centro DITAR, diretto dal dottor Alessandro Tarantino, è una struttura privata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale che da oltre 30 anni opera nel campo della radiologia e offre le più sofisticate modalità diagnostiche, tra cui la nuovissima TAC 80 Strati, la prima installata in Campania. Il centro DITAR collabora con eccellenti istituti di ricerca, tra i quali il Centro Cardiologico Monzino di Milano, e si proietta a diventare un'eccellenza della sanità nazionale. Il centro DITAR si trova a Benevento, in contrada Piano Cappelle, strada statale 7, a un chilometro dall'uscita della tangenziale Benevento Est in direzione San Giorgio del Sannio. Sul ghiaccio.
Rieccoci qua dopo lo spazio pubblicitario e dopo il primo vagone di gol. Allora, io chiedo adesso un attimo di attenzione a mister Zavettieri e a Simone Guerra e naturalmente anche ai due nostri decani, tra virgolette, Giovanni Gnoffo ed Enzo Bozzi, perché partiamo con i primi episodi da Moviola. Come dicevo in apertura di trasmissione, ci sono state molte discussioni su determinati arbitraggi e anche tante lamentele. Per esempio, mister Romaniello, che lo ricordiamo tutti, serafico, tranquillo, parlava di salvezza unitamente ai suoi atleti, si è lamentato moltissimo nel dopogara di Andrea Casertana di episodi strani che sarebbero accaduti nelle ultime 4 giornate per quanto riguarda la sua Casertana, episodi strani riferiti ad arbitraggi. E in particolare lui lamentava questi episodi che noi ci andiamo a vedere adesso velocemente con l'aiuto della nostra regia. La prima moviola riguarda il gol del 2-0 di Cianci, il giovane attaccante della Fidelis Sandria. Ecco qua, al lancio, quel momento in cui parte, mister Romaniello parlava di posizione di fuorigioco. Allora, ecco qua, fermiamo le immagini. Allora, chiedo prima allo studio di Benevento, nel momento in cui sta partendo il pallone. Così è buono. Diventa, è una linea per noi è messa spazzata, male, no? Per noi è sfalsata, però così mi sembra buono. Però se ti metti in linea così sembra in linea. Ecco. Un attimo, restiamo fermi. Allora chiedo a Nunzio Zavettieri e a Simone Guerri. Sì, diciamo che da, magari dall'immagine che abbiamo può sembrare regolare. Ok, però Simone? Magari la linea appunto non è la giusta visuale secondo me per valutarlo. Perfetto, grazie. Allora continuiamo. Allora, quindi diciamo che è molto dubbio, è un episodio molto dubbio. Sembrerebbe in linea però. Vabbè. Sembrerebbe in linea, come dice il nostro Enzo Bozzi. E questo, diciamo, è un episodio. Poi c'è il giallo a Murolo. Ecco qua, è il difensore napoletano, sanguigno, vulcanico che conosciamo, che anticipa, cerca di anticipare, è già ammonito, viene espulso per doppio giallo. Allora, molti ritengono questo giallo molto ma molto severo. Perfetto, se la regia mi fa perfetto, fermiamoci così. Allora, Enzo Bozzi. Ma non c'è volontarissimo, insomma. Mi pare anche fuori luogo che protesti pure. Cioè, diciamo tra virgolette, poi la stronfolata l'ha fatta il giocatore. Si è reso conto subito di aver fatto una cretinata e ha protestato in quel modo, ma è sacrosanto. È netto il fallo di È netto il fallo. Non solo è netto, ma è volontario. Sì, perché lui allarga il braccio, forse magari aveva l'intenzione di colpirla col petto perché si è reso conto di essere arrivato. Ha calcolato male, esatto, il tempo, però è nettissimo, è da ammonizione. Mister Nunzio Zavettieri, che ne pensi? Allora, io sinceramente sono in difficoltà e non sono un buon ospite perché non mi va di parlare di moviole e di episodi perché... Ok. Fanno parte allora del non gioco. Ti chiamiamo in causa non ti chiamiamo in causa sulla moviola per un fatto di delicatezza, ti capiamo. E invece Simone Guerri che cosa ne pensa? Beh, c'è poco magari da dire, no? Certo, infatti parlano le immagini, quindi concordi con quello che dicono Bozzi e Gnoffo. Allora, noi adesso invece andiamo proprio a Paganese-Lecce, dove Rossi di Rovigo ha fatto molto discutere. Allora, il primo episodio dove hanno fatto un po' di polemiche a Lecce riguarda il gol proprio realizzato da te, Simone, quello del vantaggio della Paganese. Paganese che ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra giovane, imprevedibile, ma soprattutto una squadra brillante, frizzante. Pensate che ieri era nuovamente rimaneggiatissima, mancavano diversi giocatori importanti, ma con la grinta, la volontà, l'orgoglio, ma soprattutto lo spirito di gruppo e gente proprio come Guerri, che tra le altre cose è stato inserito anche nella formazione ideale della settimana, è riuscita a sopperire al gap tecnico con il Lecce in maniera incredibile ed è riuscita quasi a vincere nell'impresa perché il rigore del pareggio è arrivato all'89esimo con la Paganese che aveva addirittura 2 uomini in meno. Allora, andiamo a vedere il primo episodio, lo facciamo commentare proprio a Simone. Questo è il gol del vantaggio della Paganese. Ecco. Allora, secondo molti c'è un fuorigioco attivo del giocatore che sta davanti al portiere, quindi partecipa attivamente. Sei d'accordo, Simone? Ti chiamiamo in causa, anche se sembra un pochettino così, come dire, un po' in difficoltà. No, sorrido, nel senso,
alla fine sono obiettivo. Sinceramente, mentre insomma appena ho segnato non mi sono neanche accorto. A vedere le immagini, insomma, non si può parlare di fuorigioco passivo qui, nel senso. Ti faccio i complimenti. Il nostro attaccante Kunzi è proprio davanti al portiere, quindi. Oltre ad essere un grande centrocampista, sei anche una persona intellettualmente molto ma molto onesta. Naturalmente sia Bozzi che Gnoffo concordano. Complimenti a Guerra, che si è accorto riguardando le immagini che è un fuorigioco attivo, attivissimo. Sì, anche... Però, prego Giovanni. Si vede anche il disturbo al portiere, perché se vedi nel momento in cui rimane immobile, rimane immobile e poi ha un movimento di stizza come del disturbo dell'attaccante. Non la vede la palla, no, la vede e poi si sposta. Perfetto, disanima perfetta. Però l'arbitro ha combinato un grande pasticcio a nostro avviso in occasione poi del rigore. Ecco, quando chissà se è compensazione oppure, perché quando si fa la famosa compensazione non si sbaglia poi una volta, si sbaglia a ripetizione. Perché vedete che cosa è accaduto nell'azione del rigore all'89esimo con la Paganese che è già in 10 uomini. C'è un nettissimo fallo di mano in aria di Diop. Eccolo là, vedete? Tra poco ve lo facciamo vedere ingrandita l'immagine. E naturalmente così come ci ha chiesto espressamente mister Zavettini, non lo chiamiamo in causa. C'è qui il rosso, a mio avviso un po' severo, e quindi il calcio di rigore che poi viene realizzato da Lepore. Ecco qua le immagini, ce n'è ancora un'altra, qui vediamo in maniera chiara, ecco, cerca di calciare il pallone che si ferma sul suo braccio, quindi fallo di mano. Sì. Allora, Giovanni Gnoffo e Enzo Bozzi. Il fallo di mano è evidente, come non c'è la volontarietà per il difensore, non c'è per l'attaccante, perché quella è una chiara occasione da gol, la mano lo aiuta a prepararsi per il tiro. Quindi deve essere fischiato fallo. Per Renzo non Bozzi. Solo, ma tra le altre cose, sono d'accordissimo con Giovanni, ma tra le altre cose non vedo neanche l'espulsione, perché guarda, c'è ancora tre compagni che possono intervenire sulla linea. C'è la chiara occasione da gol fino a un certo punto, perché c'è dei compagni sulla linea di porta che possono ancora entrare. Quindi è stato particolarmente severo, come se si dovesse far perdonare qualcosa. Simone Guerri, ti chiamo a te in causa. Ecco, che cosa ha detto l'arbitro? Come si è giustificato? Perché a parte il rigore che non c'è, perché c'è il fallo precedente, effettivamente anche l'espulsione a Mirko Esposito sembra assolutamente fuori luogo, visto che anche se è occasione da gol, però ci sono... Mi dà la sensazione che si è spostato. Infatti. Vai Simone! Sì, no, nel senso, io stavo rientrando comunque sulla linea, ho visto bene il tocco di mano, che ce n'è più di uno, si vede all'inizio, non si vede abbastanza bene. Bravo. Quando si gira adesso la palla. È vero. Ce ne sono un paio di tocchi. Il nostro difensore, poi Esposito, mi ha detto che comunque una spinta dopo gliel'ha data, però il fallo di mano noi l'abbiamo visto bene. Io non credo comunque che gli arbitri... Nel senso, alla malafede o compensazione, sinceramente. Sì. In questo caso c'era una mischia, l'arbitro magari non era messo benissimo e ha visto così. Quindi... Allora, Simone Guerri sarà un nostro futuro opinionista quando appenderà le scarpe al chiodo, nel senso buono della parola, perché ha colto ancora una volta nel segno, perché se la nostra regia ci manda le immagini dell'inizio dell'azione, vediamo che l'arbitro è piazzato malissimo e quindi in questa occasione non è stato collaborato dall'assistente. Eccolo là. Allora, se torniamo un attimo indietro. Eccolo là, perfetto, fermiamoci così. Vedete l'arbitro che è quello con la casacca gialla a fianco al giocatore del Lecce, quindi sta sulla tre quarti, quasi al centro del teleschermo, diciamo centro-sinistra dei vostri teleschermi. E l'azione si svolge da questa parte. Tra le altre cose, potete andare avanti con le immagini, è copertissimo anche da tanti atleti della Paganese. In questo, e anche del Lecce. In questo caso doveva essere l'assistente, giusto, Gnoffo. Purtroppo non c'è l'arbitro d'aria, quindi esatto. È ancora più difficile. Non solo, ma mi permetto di dire che questo, al di là, mi dispiace un po' per il gol di Guerra, perché ha fatto un bel gol. Sì. E quindi è una partita che magari doveva finire 0-0. Forse sì. Ed è un arbitro da fermare questo, perché anche il fuorigioco, il guardalinea può vedere che è al di là, ma non vede se è passivo o attivo, tocca l'arbitro nel fuorigioco. E qui non ci vuole Einstein per vedere che un rigore che non c'è, insomma. Quindi va fermato questo arbitro. Allora, abbiamo fatto riposare fino adesso, volevo chiamare in causa proprio Nunzio Zavettini. Allora, mister, senti, la tua quest'abbia ad oggi, a due giornate dalla conclusione del girone d'andata, è la formazione che in trasferta ha fatto più punti di tutti, ben 12,
e naturalmente sono punti fatti con la tua gestione. L'ho detto prima quando ho fatto la presentazione, dai quest'abbia dell'allenatore imbattibile, perché tra le altre cose, appunto, lo ricordiamo, sei in serie positiva dall'avvento sulla panchina delle Vespe. Questo dato della Paganese che fuori casa ha questo rullino di marcia da squadra da primissimi posti, che è naturalmente in contrapposizione con il rendimento interno, che è tra quelli più deludenti. Come te lo spieghi, Nunzio? Ma sicuramente è un dato di fatto inequivocabile. Credo che un po' tutte le squadre fuori casa si riescono a esprimere meglio. Noi sicuramente dobbiamo migliorare la qualità del gioco in casa, perché magari ci sono contrapposizioni diverse. Ci stiamo lavorando, non sarà un percorso facile. Oltretutto io anche ricordo l'avversario che quando si arrivava al Menti si temeva sempre questo fattore campo. Purtroppo quest'anno non stiamo facendo bene in casa e dobbiamo assolutamente invertire questa rotta. Adesso lavoreremo sotto tutti i punti di vista. Probabilmente la squadra è anche un po' frenata, un po' in casa, per l'inizio del campionato che non è stato ottimale. Anche con me non è che abbiamo fatto benissimo in casa, quindi dobbiamo assolutamente cercare di invertire questa rotta, dare continuità sicuramente ai risultati, ma crescere nelle prestazioni, perché la squadra ne ha le possibilità. Quindi io, i ragazzi lo sanno, invito a essere sereni, decisi nel lavoro, in quello che ci prospettiamo di portare avanti, ed è sicuramente un dato che dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare. Senti, hai detto nell'intervista del dopogara rilasciata ad Offside sabato sera che questa squadra deve trovare l'equilibrio mentale giusto, perché ha troppi alti e bassi, e che ti saresti tuffato in questo discorso a partire da oggi, appunto lunedì, alla ripresa della preparazione. Ecco, tutto questo è legato alle reminiscenze della Serie B, dei playoff dell'anno scorso, di un ambiente dove ci sono grosse tensioni e pressioni, oppure questa squadra, non essendo stata mai al completo, non ha mai avuto una sua identità ben precisa? Ecco, qual è il tuo parere? Allora, mi scuso, però non abbiamo sentito la prima parte della domanda, perché non si sentiva, non c'era. Sì, allora dicevo, Nunzio, mi puoi ripetere la domanda? Certo, dicevo che nell'intervista che ha rilasciato sabato nel dopogara di Lupa Castelli Romani Juve Stabia, hai parlato, nel commentare diciamo il momento della squadra ed altro, hai parlato di equilibri mentali da trovare, nel senso che la Juve Stabia ha troppi alti e bassi, riferendoti naturalmente anche a quel rocambolesco pareggio 5-5 della domenica precedente contro l'Ischia. Ecco, e dicesti da lunedì, quindi da oggi, avresti iniziato a lavorare sotto questo aspetto. La domanda è questa: a tuo avviso, dall'alto della tua esperienza, sei un ottimo osservatore oltre ad essere un ottimo tecnico, questo è dovuto alle eccessive pressioni che ci sono sull'ambiente, al fatto che questa squadra è reduce dalla retrocessione dalla B alla Lega Pro di 2 anni fa, l'anno scorso dall'eliminazione dai playoff, e quindi non ha un'identità precisa, è questo che la va a condizionare? Ma diciamo che ci sta un po' di tutto di quello che hai detto, l'analisi mi sembra abbastanza lucida e corretta. In più ci dobbiamo mettere anche le caratteristiche dei giocatori, non solo tecnico-tattica, ma anche diciamo caratteriali, psicologiche. Io parto da un presupposto molto semplice: mi piace vedere e pensare che la squadra sia efficace. Per essere efficace, per me, soprattutto in un campionato così difficile come quello che affrontiamo, ci vuole un grande equilibrio, tanto equilibrio, e quindi voglio che la squadra, come dire, acquisti questo equilibrio il più velocemente possibile, perché magari tu prepari la partita, cerchi di preparare nel migliore dei modi, poi quello che fa la differenza è l'approccio alla gara
e come la leggi e soprattutto come la interpreti, perché poi è lì che una squadra diventa efficace, perché le partite sono diverse una dall'altra e mi piacerebbe che la squadra riuscisse a gestire sia i momenti della partita che le situazioni di gioco nel miglior modo possibile, in modo più equilibrato possibile. Era questo il senso del mio ragionamento. E questa squadra, da questo punto di vista, per tutte quelle dinamiche che hai prima elencato, probabilmente deve migliorare, può migliorare perché i valori ce l'ha, quindi l'auspicio è quello di farlo più in fretta possibile. È chiaro che la possibilità di avere un'ampia scelta di giocatori, anche perché abbiamo caratteristiche abbastanza eterogenee, ci permette poi di accorciare, come dire, questi tempi e quindi risultare più efficaci possibili. Devo comunque ringraziare i ragazzi perché lavorano tanto, si impegnano e quindi l'indirizzo, secondo me, più importante di questa squadra è questo: avere questo equilibrio mentale e questa maturità calcistica che ci deve servire ad affrontare un campionato, ripeto, difficilissimo come quello che affrontiamo. Per questo da oggi, come ogni lunedì, ci concentriamo a lavorare bene tutta la settimana per cercare di preparare la partita nel miglior modo possibile, però poi quello che conta è come l'approcciamo, come la leggiamo e come la interpretiamo. Lì sì, perfetto. Senti, Nunzio, una parentesi personale, poi dopo torniamo a parlare della Juve Stabia, della Girone C, e sentiamo anche Simone Guerri. La domanda è questa: 3 anni fa hai allenato il Bari e sei salito al proscenio nazionale come allenatore rivelazione in assoluto, una squadra senza società che stava fallendo e che arrivò addirittura ai playoff, insomma qualcosa di eccezionale. È una squadra che faceva anche un gioco incredibile, di quella squadra molti nomi sconosciuti adesso sono importanti in B e in Serie A. E Zavettieri veniva studiato da tantissimi suoi colleghi, nel senso che io ricordo che c'erano tanti tecnici di Lega Pro, anche di Serie D, che andavano periodicamente a Bari a vedere i tuoi sistemi di allenamento. Ecco, sei stato, diciamo, un allenatore che ha segnato una svolta, un qualcosa ed altro. Poi che cosa è accaduto? Ecco, la meraviglia di tutti è che poi Zavettieri, insomma, si è fermato addirittura alla Lega Pro. È una domanda personale, ripeto, però è una grande curiosità di tantissimi addetti ai lavori che ti stimano e ti stimavano. È un fatto forse perché ti manca uno sponsor, Nunzio? E ci capiamo a quello che mi riferisco. No, non lo so, cioè nel senso che io ti ringrazio per tutte le parole che hai detto, perché sicuramente non era tutta farina del mio sacco. Io ho cercato di fare il mio, però devo dire che la squadra ha fatto veramente bene, soprattutto nel periodo in cui si è sbloccata psicologicamente, e quindi il gran merito sicuramente va ai calciatori, perché sono loro i veri protagonisti. Io quell'anno, se ben sapete, io sono sprovvisto tuttora di patentino di seconda categoria, quindi in B non ci posso allenare. Ho avuto sicuramente dei colloqui anche con delle società, però purtroppo, non avendo il patentino e magari le società non hanno avuto la forza di ripetere l'esperienza che avevo fatto a Bari con l'aiuto di Roberto Alberti, e quindi io, tra l'altro, avevo trovato un accordo con una società all'estero, stavo per andare, poi sempre per il problema del patentino non abbiamo potuto concretizzare, e in quel mentre poi mi sono trovato fermo, poi è arrivata la proposta dell'Aquila. Io, al di là della categoria, mi piace lavorare, cercare di farlo bene. E quindi non è importante il discorso della Lega Pro, è importante cercare di lavorare bene, e quindi adesso sono felicissimo di essere a Castellammare, che reputo una piazza storica, una società storica sia per questi campionati, negli ultimi anni ha fatto benissimo, quindi sono contento e darò tutto me stesso affinché riusciamo a ottenere il massimo. Però ripeto, è un concetto che per me è fondamentale: i protagonisti sono i calciatori, non gli allenatori. Quello che cerco di fare è lavorare bene durante la settimana per portare alla domenica, alla partita,
più giocatori possibili nelle migliori condizioni psicofisiche, perché dopo sono loro che vanno in campo, e quello in cui cerco di lavorare, e ritorno al discorso di prima, è quello di avere questo equilibrio e questa maturità calcistica che ci permette poi di affrontare le partite nel migliore dei modi. Poi il resto, i metodi di allenamento, gli allenatori sono tutti bravi e ognuno cerca di fare del suo meglio. Io, come tutti gli allenatori, ho dei principi di gioco a cui cerco di fare riferimento, però poi dipende sempre e tutto dai calciatori. Perfetto, grazie Nunzio. Volevo sentire un attimo Simone Guerri. Ecco Simone, è la tua prima esperienza da calciatore, diciamo, come militanza nella campagna di Degapro. Tu hai un curriculum che è incredibilmente lungo, con Barletta, Gubbio, Figline, Pistoiese, chi più ne ha ne metta. Ecco, che cosa significa fare il calciatore in Campania? No, nel senso non ho trovato difficoltà sinceramente né a ambientarmi qua in Campania, nel senso avevo compagni di squadra che conoscevo abbastanza bene e no, quando ho accettato niente, sapevo che comunque sia mi sarebbe piaciuto giocare in casa questa volta in questi campi, no? Perché venendo da avversario magari questi sono campi un po' più difficili. E quindi dicevo magari appunto sfruttare per una volta anche noi, no? Il fattore campo dal punto di vista ambientale. Da sì. Calciatore adesso che sono qua sinceramente, nel senso cioè si sta lavorando bene. Pagano è un ambiente dove si può lavorare bene, non ci sono comunque sia grosse pressioni e diciamo che ancora la nostra squadra secondo me ha tanto credito rispetto ai punti che abbiamo perso tanti punti negli ultimi minuti, ma secondo me il calcio che abbiamo espresso comunque sia non rende giustizia ai punti che abbiamo. Siamo infatti un po' arrabbiati in questo senso, perché nonostante comunque la Paganese obiettivamente non abbia un blasone, no, come possono avere altre squadre di questo campionato, comunque sia credo che in questo campionato non ci abbia messo finora sotto nessuno, a parte approcci partite sbagliate che obiettivamente abbiamo sbagliato completamente noi calciatori a Matera e contro la Lupa Castelli. Sì. Altre partite anche contro le grandi squadre comunque sia abbiamo espresso un calcio e appunto non ho visto una supremazia per quanto riguarda il terreno di gioco. Quindi diciamo che è un campionato appunto che si regge su degli equilibri particolari e è molto difficile, è molto intenso e comunque sia è bello perché sono tanti derby e da calciatore insomma questa è una cosa bella. Sì. Senti Simone, per quanto riguarda la Paganese, il progetto è quello della valorizzazione di giovani, ma soprattutto di una salvezza tranquilla. Mi sembra che la strada sia quella giusta. Tu dicevi non ci sono pressioni, anche perché effettivamente diverse partite della Paganese sono state additate come partite spettacolari, molto belle e piacevoli da vedere. Concordo in pieno con quello che tu hai detto. Sì, cioè, allora, nel senso non ci sono pressioni, sto dicendo che il pubblico comunque sia, a vedere comunque la classifica siamo, io mi guardo dietro in questo momento, siamo a 3 punti insomma dalla zona calda. Dai play-out. Sì. E magari in teoria no, il pubblico così può rumoreggiare, però credo che il nostro pubblico insomma è abbastanza maturo e ha visto la Paganese quest'anno. E appunto stiamo esprimendo un buon calcio secondo me. È un buon periodo che abbiamo delle difficoltà comunque sia appunto nell'organico, perché abbiamo avuto tanti infortuni e insomma e magari anche una rosa giovane. Non abbiamo mai avuto, credo, tutti disponibili, almeno da una decina di partite a questa parte. Quindi in mezzo comunque sia
insomma, ai problemi che ci stanno durante un'annata, credo che il lavoro fatto fino adesso dal mister è un buon lavoro. Comunque ci sta trasmettendo a noi calciatori dei grossi principi di gioco. Senti Simone, ci sta dando tanto e soprattutto sta dando tanto anche ai giovani in proiettazione. Certo, certo. Infatti a Gianluca l'abbiamo avuto anche qui come ospite e ti confermo questa tendenza da parte di Grassadone. Senti Simone, prima mister Zavettieri diceva gli allenatori sono bravi, tutti bravi, ma sono i calciatori a fare la differenza. Sei d'accordo con la sua teoria, con quello che ha detto? Beh, nel senso sì, sono d'accordo, alla fine i protagonisti sono i calciatori. È chiaro che l'allenatore è il primo che paga. Da calciatore credo che, nel senso, io ho avuto tanti allenatori, ognuno col suo metodo di gioco e tutto, però è vero che in campo, cioè, la parte fondamentale rimane comunque il calciatore. Secondo me magari la bravura dell'allenatore è magari trasmetterci, riuscire a trasmetterci, comunque siamo 20 o 24 teste, no? Ognuno col suo carattere, la bravura dell'allenatore magari è trasmettere le cose che ha dentro, farle arrivare il meglio possibile a noi calciatori. Certo. Però è innegabile che ci sono dei momenti nella partita che è il calciatore che è in campo, gli episodi, le letture che dipendono da noi. L'allenatore appunto può, come ha detto il mister, portare la squadra in condizioni ottimali, i singoli giocatori in condizioni ottimali, però quando sei nel rettangolo comunque dipende molto da noi calciatori. In questo senso infatti sono sempre stato molto autocritico e insomma abbastanza onesto, dai. Senti Simone, ultima domanda e ti ringrazio per la tua presenza. Io ringrazio anche l'addetto stampa della Paganese Lorenzo Ansaldi, sempre disponibile nei confronti di 8 Channel 696. La considerazione è questa: a tuo avviso, dopo 15 giornate, alla luce anche della tua esperienza, hai giocato già nel Meridione quando hai militato con il Barletta, ecco, pensi che in questo girone C viene premiata la squadra che fa il gioco spettacolare, tipo il Foggia, o la squadra pragmatica, come poteva essere la Salernitana dell'anno scorso o il Benevento dell'anno scorso? Ecco, qual è la linea vincente in questo girone, in questo inferno, così battezzato da tanti addetti ai lavori? Beh, credo che storicamente i gironi di Serie C hanno vinto le squadre più quadrate, diciamo, no? Quelle che magari appunto giocavano la classica palla lunga e avevano gli attaccanti bomber. La tendenza credo che sia cambiata, almeno è un mio parere personale. Io, nel senso, ho molta stima, anche se appunto abbiamo vinto contro il Foggia, lo continuo a ripetere, ma del Foggia mi ha fatto una grande impressione, proprio come impianto di gioco. Quindi dico che magari quest'anno ci sta che possa vincere invece la squadra che alla lunga, insomma, ha espresso il miglior gioco. Ok, perfetto. Grazie Simone. Io volevo chiamare di nuovo in causa Nunzio Zavettieri. Io chiedo scusa ad Enzo Bozzi e Giovanni Gnoffo, che saranno protagonisti della seconda parte di 8 gol, confermati, commenti ed altro, perché i nostri ospiti di Salerno tra poco ci devono lasciare. Allora, Nunzio, dei tifosi di Castellammare stanno mandando vari messaggi anche, ecco, sulla US Hub, su di te, ti fanno anche i complimenti, però alcuni fanno due domande. Una già te l'abbiamo fatto e non ci hai risposto, o meglio ha risposto all'Andreottese buonanima, dicendo io vado avanti giornata per giornata, riferito al fatto se credi o meno nei playoff. L'altra invece è una domanda di grande attualità: che cosa sul mercato, cosa pescherà la US Hub e di cosa ha bisogno? Chiaramente tutti sognano la punta, considerato che purtroppo Ciccio Lipa, sfortunatissimo, finora non ha potuto dare il suo contributo alla squadra gialloblu. Ma per quanto riguarda il discorso dell'Andreottese, è una delle cose che, diciamo, non mi piace, nel senso che cerco sempre di essere onesto e sincero. Non è un non rispondere dire che penso a partita su partita. Per me è la realtà.
Cioè, tutto passa dalla partita successiva, perché spesso un campionato, una giornata di campionato può condizionare quella successiva e viceversa. Prendiamo l'esempio della Lupa Castelli, è una squadra che magari non merita, per la qualità del gioco che esprime, la classifica, però si trova adesso in questo trend negativo e non può pensare ad andare oltre la partita successiva. Ecco, ho fatto un esempio per sintetizzare il mio pensiero, quindi conta la settimana di lavoro e la partita e dopo si ricomincia, non vedo altre alternative. Perfetto, mister, la mia era una battuta, chiaramente. Per quanto riguarda il discorso del mercato, io di questo ancora non ho affrontato l'argomento con la società, perché sono, a parte che sono contento della rosa a disposizione, sono molto concentrato sulla partita che abbiamo col Monopoli e poi insieme alla società vedremo se ci sarà da fare qualcosa. Credo che poi il presidente e il direttore insieme a loro troveremo eventuali soluzioni che possono essere funzionali. Però se noi rimaniamo così come siamo, io sono felicissimo. È chiaro che mi auguro che possano recuperare bene tutti i calciatori e quindi vedremo più avanti. Adesso pensiamo solo al Monopoli. Sì, perfetto. Naturalmente lo ribadisco, la mia era una battuta, però ecco, io prendo a volo quelle che sono state le considerazioni iniziali di Giovanni Gnoff e di Enzo Bozzi, grandi esperti di calcio, che hanno detto: a nostro avviso la Juve Stabia può inserirsi. Questo merito anche all'allenatore, che naturalmente l'ha tirata fuori dalla zona play-out, era terz'ultima quando hai preso le redini della squadra al posto dell'esonerato Ciullo e l'hai portata lassù. Perciò se posso intervenire. Vai, col mister... probabilmente salgono le percentuali del merito di una... Io non so se si vede che il mister è una persona, come si dice, bella posata, che non sa, non si allarga e non si vende molto, è una persona molto umile e poi i risultati parlano per lui. Però mister, io non sono molto d'accordo nel momento in cui lei dice... giustamente dice chi va in campo poi sono i giocatori, però chi ce li manda poi sono i tecnici, e oggi lei mi insegna, studiare un modulo e trasmetterlo non è poi così difficile. Quello che è molto difficile, e lei sicuramente lo saprà, è la gestione del gruppo, cioè gestire 20 persone, no. Trovare il giocatore pronto che non ha mai giocato in quel momento che ti serve, dare le giuste motivazioni. Io ritengo invece che il compito di un allenatore, anche se voi lo celebrate poco, e forse è anche il vostro compito, che sia enorme. Chiudo con un piccolissimo esempio, secondo me, perché questo vale a tutti i livelli. Secondo me il segreto dell'Inter ha un solo nome, Roberto Mancini. Allora, può sembrare un paradosso, ma sono d'accordo con lei, perché io parlo di situazione a parità di condizioni, è chiaro. Noi parliamo che un allenatore cerca di fare il massimo per cercare di portare la squadra, come dire, alla domenica nelle migliori condizioni possibili, però poi la partita la fanno i calciatori. È chiaro che un allenatore deve cercare di sbagliare il meno possibile e di soprattutto pensare in funzione dei calciatori. Questo è un altro aspetto importante, non pensare in funzione di se stesso. È chiaro che l'esempio che ha fatto lei sul discorso di Mancini è assolutamente pertinente, perché dopo i calciatori hanno bisogno, come ha detto lei, dell'allenatore che li metta bene in campo, che magari faccia le sostituzioni giuste. Però nella percentuale, diciamo, è molto più determinante la percentuale calciatori che quella dell'allenatore. L'allenatore bravo per me è quello che sbaglia di meno, è quello che è più efficace, perché, giusto per farmi capire, si parlava prima del discorso del Bari. Il Bari aveva una squadra con dei giocatori che avevano delle caratteristiche e magari ti permettevano di fare un gioco ottimale. Se io pensassi di voler fare lo stesso gioco ogni anno con calciatori diversi, sarei un folle. Quindi io devo cercare di mettere nelle condizioni i calciatori di rendere al massimo, di essere più efficaci possibili e poi cercare di, come dire, di trovare l'equilibrio giusto
da un punto di vista mentale e da una maturità calcistica, e può saper mettere di ovviare a tutte le difficoltà che ogni partita può presentare. Quindi il mio concetto è molto, molto chiaro, molto semplice. Per me tocca essere efficaci. Poi si può disquisire sull'aspetto estetico, quindi abbiamo esempi che si sono stati fatti del Foggia, che gioca un calcio bello anche a vedersi, anche efficace perché è secondo in classifica, così la Casertana. Però ci sono squadre che magari sono efficaci, magari facendo un altro tipo di gioco, però è bello lo stesso. Quindi dipende sempre dai calciatori. Era questo il concetto. È chiaro che l'allenatore non è che uno messo là, è uno che deve, deve guidare una squadra, e come ha detto lei, e concordo pienamente, l'aspetto più difficile è proprio la gestione di un gruppo. E per equilibrio e maturità mi riferivo anche a quello. Perfetto, grazie. Simone, ti chiediamo di restare ancora qualche secondo perché c'è Giovanni Gnoffo che ti deve dire qualcosa. Devi chiedere qualcosa. Sì, no, Simone, volevo chiedere, visto che ho avuto anche io Gianluca Grassadoni a Messina, che sicuramente hanno l'uomo giusto al posto giusto, perché prima di tutto è un grande maestro di calcio, e sono sicuro che attraverso le sue direttive, attraverso quelle che sono le sue fisse, che le chiamavo io, perché comunque alla fine è un allenatore che lavora tantissimo sul campo, e la Paganese riuscirà a fare ottimi risultati. E mi auguro sicuramente, penso che sia la cruda verità, che anche Simone si trovi benissimo con lui, perché è una persona che, oltre ad essere un buon maestro, sa e riesce a gestire abbastanza bene il gruppo. Sì, sì, no, confermo tutto quello che hai detto, nel senso si vede subito, insomma, a pelle, una persona aperta, disponibile, e comunque si vede che ci vuole trasmettere dei principi di gioco. Magari è vero, come dici, delle fisse, nel senso noi lavoriamo tantissimo dal punto di vista tattico, perché appunto lui ci vuole trasmettere i suoi principi. Credo che sta, insomma, anche l'intelligenza nostra, di noi calciatori, magari soprattutto noi, quelli più grandi, no? Che di cercare di mettere in pratica poi le sue idee di gioco, che comunque sono idee forti, perché ci porta magari a fare un tipo di calcio che in C io sinceramente non avevo neanche fatto, poche volte forse, e quindi è una cosa stimolante. Una cosa stimolante, noi calciatori comunque lo stiamo seguendo, e anche secondo me, insomma, ci possiamo togliere più soddisfazioni appunto di come sta andando attualmente il nostro campionato. Te lo confermo comunque quanto detto, visto che ci sono passato soprattutto da difensore, e tu sai benissimo da come parte l'azione, quindi innescare una continua superiorità numerica in campo, quindi da dietro ti confermo, e sono sicuro che lui in maniera maniacale lo farà, però è anche vero che il calcio è abitudine, quindi più tanto lo provi più ti riesce meglio. Infatti, ok, sì, è vero. Okay, allora io volevo ringraziare nuovamente Nunzio Zavettieri, se mi fate un bel primo piano, regia, vi ringrazio. Naturalmente noi con Nunzio Zavettieri ci sentiamo in tutti dopo gara attraverso Offside della Juve Stabia, sia in casa che in trasferta. Grazie mister, le auguro buon rientro e soprattutto complimenti per quanto riguarda questo cammino della Juve Stabia. A dispetto della contestazione precoce e inusuale, diciamo, del dopo gara contro l'Ischia. Di nuovo complimenti, le faccio gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Poi volevo ringraziare anche Simone Guerri, mediano centrocampista della Paganese, giocatore di grandissimo rendimento, considerato da tanti esperti, diciamo, uno dei migliori nel suo ruolo. Di nuovo grazie, vi auguro buon rientro ad entrambi. A voi, salve, buonasera. Ok, allora, 8 gol continua, adesso ci andiamo a vedere il secondo vagone di gol con Benevento Martina Franca, Messina Acragas e Lupa Castelli Romani, Juve Stabia.
Il Benevento batte il Martina e conquista la seconda vittoria consecutiva e il terzo posto in campionato. Al primo affondo i giallorossi passano in vantaggio. È il quarto quando Melara crossa per il destro al volo di Marotta. Gabrieli respinge, ma secondo l'assistente Veronica Vettorel il pallone ha oltrepassato la linea. È la rete dell'1-0. Passano soli 5 minuti e il Martina pareggia. Punizione perfetta di Curcio e palla all'angolino dove Gori proprio non può arrivare. Al 37esimo Mazzeo va in gol, ma la rete viene annullata per posizione irregolare dell'attaccante giallorosso su cross di Melara. Nella ripresa al 17esimo il gol che decide la partita. Del Pinto sceglie i tempi giusti sul traversone del nuovo entrato Cruciani e colpisce con la nuca battendo Gabrieli. Primo gol con la maglia del Benevento per il centrocampista aquilano. Il Messina non sa più vincere e perde ulteriormente terreno dalle zone alte della classifica. Contro l'Acragas al San Filippo finisce 1-1. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo soli 10 minuti con Cristaldi, che sfrutta un disastroso disimpegno di Parisi e supera Berardi. Al 20esimo la punizione di Fornito rimette le cose a posto per il team di Di Napoli, che però non riesce ad avere la meglio sull'avversario nei restanti 70 minuti. E anzi l'Agraga sta a sfiorare il vantaggio al 55esimo con un colpo di testa di Marino da due passi. La traversa salva i peloritani da una sconfitta che sarebbe stata drammatica. La Juve Stabia fa fatica ma riesce a tornare al successo contro la Lupa Castelli Romani. La sfida del Maglio Scopigno di Rieti si era aperta male per gli uomini di Zavettieri che dopo 9 minuti erano già sotto. Conclusione dei 30 metri di Strasser e papera di Polito per l'1-0 laziale. Le Vespe si svegliano nella ripresa e pareggiano i conti al 71esimo. Conclusione dal limite di Bombaggi, Caio Secco non è irresistibile nella respinta e facilita l'intervento di Selin. L'assist per Nicastro è perfetto per l'1-1. La squadra di Zavettieri alza il ritmo e viene premiata all'89esimo, quando il colpo di testa di Nicastro vale il 2-1 e la doppietta personale. Anche in questo caso Caio Secco avrebbe potuto fare di più.
è online, scaricabile da Microsoft Store, Google Play e App Store. La nuova e innovativa applicazione dedicata a tutti gli appassionati di calcio, dalla Serie B passando per la Lega Pro fino alla Serie D. Con Campania Calcio, la nuova app di 8 pagine, la tua squadra del cuore è a portata di mano. Un'immagine curata trasmette emozioni. Emozioni abbigliamento trasmette quella emozione. Carlo Pignatelli, Armani, Brioni, Ermenegildo Zegna e Duca Visconti firmano il look dei tuoi desideri e lo rendono esclusivo. Unico, infatti, sarà lo sposo. Emozioni abbigliamento veste lui anche su misura con tutti gli accessori e offre alla sua famiglia una vastissima scelta di abiti da cerimonia a prezzi imbattibili per un giorno davvero indimenticabile. Se vuoi curare la tua immagine, c'è una sola scelta. Emozioni abbigliamento a Grotta Minarda. Un amore così grande, un amore così. Nuova collezione 2016 di Carlo Pignatelli. Rieccoci qua dopo l'ultimo spazio pubblicitario dedicato ad Ottogol. Adesso saremo insieme fino alla fine. Abbiamo tanti servizi ancora da proporvi. Vi dico che è stato uno spettacolo durante la pubblicità perché Ignoffo e Bozzi hanno parlato dei rispettivi ricordi ed esperienze, diciamo, da calciatori, ed è veramente affascinante. Nel frattempo però la nostra regia ha anche allestito un collegamento telefonico con Marco Mancosu, centrocampista della Casertana, che doveva essere nostro ospite, poi c'è stato un disguido, allora lui è al telefono per salutarci, ma anche così per scambiare qualche battuta. Ciao Marco, buonasera e grazie. Ciao Antonio, ciao a tutti. Senti, allora in studio ci sono appunto Giovanni Gnoffo e Enzo Bozzi che ti salutano. Marco, vengo subito. Saluto tutti. Ecco, vengo subito al dunque. Mister Romaniello ha parlato di strani episodi per quanto riguarda la Casertana nelle ultime partite. Casertana che, diciamo, ha avuto due sconfitte consecutive nelle ultime due trasferte. A tuo avviso ci sono veramente questi episodi, anche se abbiamo visto la Moviola che purtroppo, cioè, o fortunatamente per voi, dimostra che non c'erano irregolarità, oppure state vivendo il momento di crisi che è un fatto congenito dopo che avete camminato a 200 all'ora fino adesso? Il tuo punto di vista, anche se sappiamo che tu eri assente ad Andria perché è infortunato. No, dai, diciamo che ad Andrea secondo me non tanto, però magari nelle altre gare col Foggia, anche se comunque meritavamo di perdere, quindi non ha influito nel risultato, e contro la Lupa Castelli sono stati episodi a nostro sfavore, però assolutamente diciamo che quando abbiamo meritato di perdere abbiamo sempre perso, non ci è venuto in aiuto nessuno, né l'arbitro né qualche altro fattore, quindi non... ci sta un momento di flessione dopo aver fatto 30 punti in, certo, in 15 giornate, quindi assolutamente, anzi stiamo facendo molto molto di più del previsto, quindi nessun campanello d'allarme assolutamente.
Complimenti per la sincerità. Senti, a proposito di questa casertana che è andata così forte fino adesso, il segreto vincente, Marco? No, il segreto è che ci alleniamo sempre al massimo, pensiamo partita dopo partita senza fare calcoli, e questo ci ha permesso di dare questa accelerata in queste giornate. Però ovviamente il campionato è lunghissimo, sono altre squadre attrezzate per fare un campionato di vertice, quindi finché potremo dire la nostra assolutamente non ci tireremo indietro. Marco, negli spogliatoi, nel segreto degli spogliatoi, chiaramente, ecco, ti faccio di nuovo i complimenti perché non hai parlato di salvezza, contrariamente a tanti colleghi della tua squadra, perché diventa veramente paradossale parlare di salvezza. Ecco, negli spogliatoi spesso si parla, si commenta dopo gli allenamenti, dopo le partite, ma al di là del Foggia, del quale sicuramente adesso sentite il fiato, quali sono le squadre che temete maggiormente in questo volatone per il primo posto o anche eventualmente per i playoff? No, guarda, intanto ti dico che non ho parlato di salvezza, ma praticamente l'ho quasi fatto, nel senso dicendo che noi pensiamo partita dopo partita, e ovviamente siamo riusciti a fare questi punti avendo una mentalità di squadra che si deve salvare. Ovviamente sei là, ma mancano ancora non so quante partite, quindi è prematuro parlare di altro. Per il campionato sicuramente Foggia, Lecce e Benevento hanno giocatori che possono fare la differenza. Ci avrei messo anche il Catania, però purtroppo per loro stanno perdendo tanti punti, per dire la loro, in chiave vittoria campionato, però assolutamente anche loro hanno un organico sicuramente per far bene. Ultima domanda, Marco, poi naturalmente ti aspettiamo prossimamente nei nostri studi. È questa: fino all'ultimo giorno di mercato della sessione estiva, il 31 agosto, si parlava in continuazione di te, di un tuo trasferimento in Serie B alla Salernitana. Poi è saltato, si parlava di questo trasferimento rinviato a gennaio. A questo punto credo che tu non sogni più di andare in Serie B con la Salernitana, ma eventualmente ci vorresti arrivare, cioè resterai a Caserta o si parla di nuovo di una tua immissione sul mercato? No, guarda, io da un anno e mezzo mi sono affidato completamente a un procuratore che si chiama Mariano Grimaldi e che si occupa totalmente lui di queste cose. Io non so niente, mi alleno solamente, gioco solamente e penso a far bene in campo. Poi quello che vorrà far lui, bisogna chiedere a lui. In poche parole è questo. Perfetto. di altro non so fare. Va bene, ti ringraziamo, auguri di un buon Natale e niente, poi ci vediamo prossimamente qui presso i nostri studi di 8 Channel 096. Buona serata. Ciao, ciao Marco. Ciao. Abbiamo parlato della Casertana, vogliamo parlare del Foggia? Voi siete due ex del Foggia. Beh, io Foggia tra l'altro poi lo porto nel cuore perché ho vissuto 3 anni meravigliosi con una promozione e mezza, per cui poi ho lasciato degli amici, lui il grandissimo capitano, il mio capitano, il vero che è Gianni Pirazzini. Niente, sono legatissimo a questa città. La cosa bellissima che non accadeva da diversi anni, è rivedere lo Zaccheria pieno, perché le gradinate, adesso mi chiamano gli amici, perché ho tantissimi amici, visto che ci vado spesso alla Foggia, e mi dicono devi venire a vedere una partita, perché forse, cioè, era quasi un ventennio che le gradinate e l'altra curva non era così piena. Quindi già questo fatto è tutto dire, c'è grandissimo entusiasmo, forse troppo, mi dice qualche giornalista lì di Foggia, e ci credono tantissimo, anche perché loro sono convinti che il periodo negativo ormai è alle spalle e che adesso è una volata. Quindi... Esatto. Allora, la domanda, ottimo Enzo, ti ringrazio, la domanda a Giovanni Gnoffo. Il primato ti fa sentire più leggero, ti stressa, ti logora, ti aiuta o ti danneggia? Vengo subito al dunque del perché di questa domanda. Vedendo questo nervosismo che affiora un poco a Caserta, ad esempio, avete sentito adesso Mancosu, sì, ha detto per me non ci sono stati episodi contro, abbiamo perso perché abbiamo meritato di perdere. Bellissimo. L'allenatore, che è una persona... Ma quello è un brutto segno. Ecco, che dice ci sono episodi strani. Io, ecco, cioè, la sensazione... Ecco, che allora, la sensazione è che uno che interviene, in questo caso può succedere a chiunque, perché ci sono momenti caldi della stagione che magari uno si fa prendere al nervosismo e pecca di meno lucidità e fa delle esclamazioni del genere. Secondo me è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché tu dai un alibi al giocatore.
Bravo. Quando vai in campo, a primo fallo, la prima cosa che ti viene in mente o che ti passa per la mente è quello che l'arbitro ce l'ha con te. E perdi di vista quello che è l'obiettivo, la concentrazione, la partita e tutto. Quindi secondo me è un errore grossissimo dire è tutta colpa dell'arbitro. Ovviamente Marco, io lo conosco bene Marco, abbiamo giocato assieme, tra l'altro siamo amici, ci siamo sentiti proprio un paio di settimane fa. Ha fatto l'analisi giusta, quella che deve fare il giocatore, che ci possono stare dei momenti negativi, che i momenti negativi aiutano a crescere. Non deve essere un momento distruttivo della squadra, deve essere il momento in cui la squadra deve creare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto in passato, perché è un'esperienza in più che si aggiunge. Perché abbiamo perso? È mancato qualcosa? Siamo mancati noi? Abbiamo sbagliato qualcosa? E allora da quel momento in poi tu capisci se la squadra è forte o meno, e lo capisci proprio dalla settimana successiva. La squadra forte, dopo una battuta d'arresto, si rialza sempre. La squadra mediocre fa il pareggio, o in casa o fuori casa. La squadra scarsa riperde, perché non è forte dentro. Non essere forti dentro, oggi nel calcio, ti penalizza tantissimo, perché proprio nei momenti di difficoltà tu capisci quali sono, esatto, i tuoi limiti. No, vai. Mi è piaciuto prima, quando formulavi la domanda a Giovanni, hai usato due termini, no? Dice essere lì davanti, essere primi in classifica, poi ti può esaltare o logorare. Tutte e due le cose, Antonio. Cioè, nel momento in cui tu sei primo, sei esaltato da quello che sei riuscito a fare guardando la classifica. Allo stesso tempo è chiaro che ti logora, perché ti aspettano dappertutto. La prima, dovunque va, c'è un'attenzione particolare. Hai più pressioni a 360 gradi dal tuo pubblico, quando vai a giocare fuori, dalla stampa. Quindi diciamo è un mix di emozioni, di stati d'animo, così, che comunque oltre ad esaltarti ti logorano parecchio. Quindi bisogna avere lì i cosiddetti attributi per gestire anche queste emozioni. E quindi dipende dai giocatori, certo, dal tipo di giocatore, che caratterialmente, se è forgiato o non è forgiato, se ha un determinato carattere o meno. Giusto. E mi permetto di dire dal tecnico e dalla società, ovvio, perché si vince chiaramente a quei livelli. Quindi è un mix. Esatto, ci metterà anche la stampa, la carta stampata e in primis gli appassionati, i tifosi. Allora, di nuovo Moviola, in questo caso per quanto riguarda il Benevento, abbiamo visto poc'anzi il servizio, calciatori del Martina, compreso anche Incocciati, che hanno recriminato a lungo per un gol, non gol, di Marotta, quello dell'1-0, poi c'è stato il pareggio 1-1 di Felipe Curcio e poi il vantaggio definitivo di Del Pinto. E poi il Benevento per quanto riguarda un gol annullato a Mazzeo. Sempre protagonista l'assistente Vettorel, che è una donna, è di Latina e che è anche praticamente arbitro della Serie A di calcio femminile. Allora, vediamo una foto di Mario Taddeo, il nostro fotoreporter del gruppo 8 pagine 8 channel, che dimostra che la conclusione di Marotta era al di là della linea bianca. Eccola qua. Penso che la foto sia abbastanza... Sì, sì. No, è meglio che non commento, se no rischio di... Questa era la signora... Sì. Vabbè, in questo caso... un velo pietoso su questo, perché se mi esprimo poi rischio di essere poco cavaliere, insomma, perché insomma, le donne in un campo di calcio possono stare, però io le mie idee, quindi è meglio che non l'esterno. Ecco, altrimenti abbiamo una serie di messaggi delle donne che... Cioè, voglio dire, è come certe altre cose, una danza classica non la farei mai. Ok. Dire, no? Giovanni Gnoffo, se la ripeto... Sarò antico, No, perché qua rischiamo, Sì. Allora. Simpaticamente e sportivamente parlando, anzi, calcisticamente parlando. Io non ce lo vedo le donne associate nel calcio giocato, per il resto, per l'amore di Dio. Certo. E abbiamo un esempio di Sonia, che è una grandissima esperta di calcio, per cui per... queste cose. Beh, allora, questo è l'episodio del gol non gol, e poi c'è la Moviola per quanto riguarda il gol annullato all'attaccante Mazzeo. C'è questa bellissima azione che si snoda sulla destra, c'è il cross di Fabrizio Melara, Mazzeo che di testa mette dentro, sarebbe stato il suo primo gol su azione, si è sbloccato, come ricorderete, l'altro sabato al Massimino. Ha fischiato, ecco, il fuorigioco. Esatto, c'è stata la segnalazione di fuorigioco. Vediamo un attimo adesso, purtroppo non abbiamo... Di Mazzeo, vediamo, noi abbiamo delle immagini particolarmente l'assistente sempre la Vettorella, ecco, no, giusto per
Allora, che ne pensate? Vabbè, Enzo Bozzi non si esprime, Giovanni Gnoffo? Declino. Da qua non riesco a capirlo bene, perché ho il dubbio sul secondo guardiamo centrale. L'azione per da dove arriva, secondo me non ci sono, secondo me a vederlo di qua non ci sono dubbi, questo non è fuori gioco. Io ho il dubbio sul centrale di destra. Aspetta però, guarda quando parte la palla, guarda, vedi? Quello che chi lo tiene in gioco? Sono i primi due giocatori di qua, quelli diciamo. Quello che diceva Giovanni. Ho il dubbio su quel difensore. Invece, probabilmente, il collaboratore il collaboratore dell'arbitro si è concentrata sul giocatore che in quel momento marcava terzino destro e quindi si è perso la tua tesi famosa. No, ma io qui lo dico e qui lo nego. Vabbè, insomma, A proposito del Benevento, ha vinto la seconda gara consecutiva, non era mai avvenuto in questo campionato. Sentiamo Enzo Bozzi un commento su questa squadra che si è avvicinata di nuovo alle zone alte, che dicevamo dopo Catania, quello che occorre assolutamente a questa squadra, e penso che sia il momento adesso, perché poi il lavoro paga, è che dopo Catania ci potesse essere quel filottino di risultati positivi che è già cominciato. Poi ecco, prima parlavamo, tu lo sai quanto io stimo il mio amico Auteri, per cui a parte che il lavoro comincia a pagare e non avevo dubbi, ma tra le altre cose noi, quelle che accennavamo prima con il mister della Paganese, lui quelle... Della US Abbia, scusami. Quelle qualità che parlavamo prima verranno fuori, perché lui dal punto di vista delle motivazionali, il suo lavoro lo vedo che migliora anche in questo, perché lui è uno, anche se non si direbbe molte volte perché sembra un introverso, uno è un sanguigno, è uno che si incazza, che ci muore dentro, te lo trasmette questo, per cui dico che a lungo andare facciamo lavorare questo tecnico e questa squadra. E io penso che, non so dove arriverà questo, ma penso che Auteri tirerà fuori il massimo. Ecco, tu pensi che quindi la gara di Catania sia stata quella che ha tracciato il solco dopo un momento non sì, proprio... Sì, perché lui poi l'ha anche detto, dice questo è il momento di dare un bel messaggio, un po' a tutti, ma in quel momento si è messo anche, dice, di darlo anche a me. Cioè lui si aspettava da questa squadra, dice convincete anche me di come abbiamo lavorato e tiriamo fuori i risultati di questo lavoro. Perché lui poi tiene moltissima la continuità, non solo dei risultati, ma delle prestazioni. Lui molte volte la prestazione, te lo assicuro, è più importante del risultato. E non è una sciocchezza, per Auteri è vero, perché alla lunga ti porta poi ai punti a classifica. Infatti tante volte dopo gara di partite deludenti, dove c'era stata anche qualche fischiata, vedi Benevento Cosenza o anche Benevento US Abbia, Auteri ai nostri microfoni ad Offside è apparso abbastanza, diciamo, soddisfatto delle prestazioni, parlava sempre di prestazioni. Io mi permetto, non vorrei esaltarmi più di tanto con queste due vittorie, però mi permetto di dire che conoscendo un po' Gaetanuccio, Tanuccio per gli amici, io dico che come vuole lui la squadra vedere, ancora non l'abbiamo vista. Quindi io mi auguro che questo succederà, perché se succede ci divertiamo davvero. Ecco, a proposito di Auteri, ieri sera chi segue la nostra emittente ha avuto l'invito in diretta dalla nostra Sonia Rantella per stasera. Purtroppo da ieri sera, il freddo preso forse sotto la nostra postazione, gli ha provocato dei decimi di febbre, era molto costipato, ha rinviato la sua presenza lunedì prossimo, quindi ve lo diciamo. Il fisico non ce l'ha più però. Ecco, torniamo brevemente a questo discorso del bene, come da detto ai lavori da ex calciatori, come vedi la squadra quest'anno, l'ambiente, ecco, e questo discorso Auteri? Io confermo quanto detto, perché tra l'altro lo conosco benissimo, oltre ad essere stato il mio allenatore, è anche un amico dove spesso trovo rifugio per consiglio, cose varie, perché comunque abbiamo un bel rapporto e spesso ci siamo trovati anche a fare allenamento insieme, siamo stati con gli allievi stessi a fare due amichevoli con la prima squadra. Io confermo quanto detto sotto l'aspetto della prestazione, lui ci tiene in maniera maniacale ed effettivamente fino a oggi le prestazioni ci sono quasi sempre state. Probabilmente ci sono state delle partite dove si è trovato poco la via del gol, poco la situazione per poter far gol, e questo lo faceva disperare tantissimo, perché per come sono le sue squadre, sempre arrembanti e che costruiscono azioni su azioni, ovviamente questo lo faceva stare più che in ansia. Queste due prestazioni avvenute anche con ottime sicuramente rifiniture, quindi conclusioni, e tra l'altro anche con dei risultati importanti, non può far altro che dare quello che è la spinta che lui cercava a tutta la squadra e soprattutto al fatto di credere di dover andare
e giocare comunque sempre con la stessa continuità, con lo stesso fervore, con la stessa grinta in tutto e per tutto. Quindi io sono sicuro che a Benevento ci divertiremo perché, come abbiamo detto anche prima, ancora la sua squadra non è quella che è la squadra di Auteri. La regia adesso, grazie Giovanni, ha preparato una sorpresa per Enzo Bozzi. È un po' un classico quasi tutti i lunedì. È una battuta, naturalmente. Ma io non ho nulla contro. È la Vettorella. Ho qualcosa da dire sulle donne nel cioè nel momento che nel terreno di gioco che prendono. Non vedo la donna, la stessa, per esempio, il calcio femminile, che poi io non amo guardarlo, ma non perché dico le donne così, penso che non sia uno sport in assoluto il calcio adatto per le donne, ma mi posso sbagliare, questa è una mia valutazione quasi sicuramente sbagliata, ma purtroppo è questa. Allora, dicevamo prima che carina Giovanni... anche tra le altre cose, no? Anche una donna piacere. Se ti ha ascoltato moglie si ingelosisce. No, vabbè, che c'entra. Allora, dicevamo prima che Giovanni Gnoffo è anche il responsabile del settore giovanile del Benevento, che quest'anno sta facendo questo esperimento, questa esperienza unica nel mondo del calcio, di sinergia di tre società collegate per quanto riguarda il settore giovanile: Benevento, Casertana e Sporting Caravaggio. Qualcosa di eccezionale, sì, Giovanni? Sì, no, in effetti sì. Prima di tutto perché si lavora con i giovani, con i bambini soprattutto, e quindi momenti di aggregazione importanti a livello di scuole calcio, di crescita continua, di confronti costanti, soprattutto con i genitori, cercare di capire e di sforzarci un po' in tutti e tre i settori, quindi collaborando anche con Caravaggio e Casertana stessa, quella che è la nostra linea guida, quella che è la linea di lavoro, se qualcuno sta facendo bene, sta facendo male, quindi continui confronti anche tra di noi che servono soprattutto a noi per poter crescere per quello che riguarda il nostro lavoro, ma soprattutto per dare un indirizzo giusto ai giovani di oggi e soprattutto ai settori giovanili, che visto che ultimamente si parla tanto di poca valorizzazione dei nostri giocatori e poi si hanno la risultanza con le grandi squadre, se andiamo a vedere le più grandi squadre sono praticamente circondati da stranieri e pochi ragazzi italiani, e di conseguenza Vigorito ci ha dato queste direttive di cercare di appunto forgiare da piccoli sin da 2007, 2008, 2009 questi ragazzi e per poterli portare poi a quello che è il calcio che conta. Ovviamente inizialmente è sempre per gioco, tutto inizia per gioco, per divertimento, poi man mano ti accorgi se tra le mani hai veramente dei talenti e che possono arrivare nel mondo del calcio. E in quest'ottica ci sono anche varie manifestazioni che si stanno organizzando per una vetrina, ma anche per far fare esperienza anche ai piccolissimi. Pensate che mercoledì, venerdì e lunedì prossimo allo Sporting Club Caravaggio a Napoli si svolgerà un torneo giovanile riservato appunto ai giovani, ai giovanissimi, per categorie Pulcini e Piccoli Amici, che tra le altre cose è a livello regionale e anche propedeutico di preparazione a quello che è un torneo che da anni si svolge, dal lontano 2011 si svolge qui a Benevento, che è il Sogno di Ciro nel periodo natalizio, che è qualcosa di fantastico. Cominciamo il 22, il Sogno di Ciro all'antistadio, e lì militeranno tante squadre provinciali anche di Napoli e Benevento, insieme ovviamente al Benevento, che danno vita ogni anno a questo spettacolo, prima di tutto perché vedere giocare i ragazzini è veramente uno spettacolo, perché vedi proprio in loro la genuinità, la voglia e l'entusiasmo che ti travolge e ti porta via anche il fiato alle volte a vederle, e quindi è bello a vedersi, ma soprattutto è un torneo che sta a ricordare una persona molto cara a tutti quanti noi, unica, che conosciamo bene, che ha le sue fondamenta proprio nascono dal settore giovanile. Se oggi siamo all'altezza di grandi società in campo anche nazionale con le squadre nazionali, questo è soprattutto grazie a lui, perché ha creato le basi veramente tante solide per poterci portare in alto. Grazie a Giovanni Gnoffo, chiuso la parentesi sul settore giovanile, ricordando che lui reduce da una bellissima impresa ieri sul campo della Roma, 4-4, una partita spettacolare. Adesso è l'angolo dei numeri della statistica, partiamo dai capocannonieri, dove c'è stato il sorpasso di Pietro Iemmello, attaccante del Foggia. Le grafiche sono curate da Giuseppe Andrita, che è il nuovo capocannoniere del girone con 8 reti. Poi c'è Calilla a 7, seguono Baclè
Croce e Gambino, questi ultimi due della sorprendente Monopoli. A proposito di Iemmello, questo ha scritto una pagina particolare di calcio quest'estate. Era stato ceduto in Serie B dallo Spezia, che è proprietario del cartellino, a Lanciano. Pensate che lui ha fatto i capricci, ha fatto le bizze fino a quando non è tornato a giocare col Foggia. È un esempio, diciamo, al contrario, molto particolare questo di Iemmello, che ha rifiutato la B per giocare di nuovo in Lega Pro. Non solo, ma se ti ricordi, tu non ti ricordi, io sì, qualche mese fa che era ancora al palo lui, dico, lui finirà per vincere la classifica canoniere, perché è un ragazzo che ho visto giocare più di una volta e meriterebbe la cadetteria. La Serie, ma lui ci ha rinunciato. Sai perché, Antò? Perché probabilmente ha capito che piazza può diventare Foggia, perché lui la sta conoscendo adesso. Però l'ha immaginato in quello stadio, quello che poteva fare e quello che poteva ricevere. Comunque è un attaccante formidabile e in questa categoria fa la differenza. Allora, la nostra regia ha preparato, così come facevamo l'anno scorso una rubrica di grande successo, la vetrina dedicata proprio a Pietro Iemmello. Vediamo i suoi 8 gol. Bene, questi erano i gol di Pietro Iemmello. La formazione della settimana. Abbiamo fatto sempre il modulo 3-4-3. Tra i pali il portiere del Catanzaro Grandi, poi linea difensiva con Stendardo della Fide Alessandria, Esposito della Paganese nonostante quell'espulsione negli ultimi secondi, e Tito della Casertana. A centrocampo Russotto del Catania, grande protagonista, Armellino del Matera, il giallo-rosso del Pinto, ma non per il gol ma per la sua prestazione in generale, il panamense Herrera, che è una delle note liete, l'unica tra le poche del Melfi che purtroppo sta nei bassi fondi della classifica. Poi davanti c'è Ciccio Nicastro della Juve Stabia, due doppiette nelle ultime due giornate, proprio Iemmello protagonista assoluto, e il sudamericano Gambino, che pensate è stato pescato in Serie D l'anno scorso, giocava con l'Alto Vicentino e fa dei gol veramente di pregio. È un bel tridente quello. Sì, bello, davvero sì. È tutto dire, sono d'accordo con Enzo Bozzi. Allora, ci andiamo a vedere i tre gol più belli di questa settimana, anche se, nonostante che si sia tornato di nuovo a segnare tantissimo, 27, mi dicevano i colleghi della redazione sportiva che non ci sono stati gol spettacolari, però ci vediamo quelli più belli. Grazie alla nostra regia. Allora, sentiamo Giovanni Ioff. D'accordo con Armellino, il gol più bello, questa sì, punizione? Sì, questo ultimo gol è stato il più bello di tutti. Raccontiamo qual è la particolarità. La particolarità è che è riuscita a incrociare bene, portando una traiettoria a uscire per il portiere, quindi difficilmente ci può arrivare là. Eccolo qua, ce la fa rivedere la nostra regia. Enzo Bozzi, il gol è il secondo, quello di Canotto del Melfi. Bravura di Canotto o c'è anche la complicità di Bastianoni, portiere del Catania? Lo andiamo a vedere, eccolo qua. Grazie regia, perfetto Antonio Messina. Beh, difficile da dire. Si direbbe che insomma, da dove ha preso quello, però ha fatto un gran tiro. Vedi? Esterno destro, calciato forte, una traiettoria particolare.
se la vede partire prima magari ci può arrivare, quindi diciamo che c'è il 70% il merito del calciatore e il 30% forse del portiere, che se la vede partire con una gran bella parata si può prendere, ecco. E poi c'è il terzo, che è quello di Felipe Curcio, difensore della Martina Franca, che si è visto proprio allo stadio Ciro Vigorito ieri. Eccola qua, questa punizione, dove diceva Giovanni Gnoffo, sì, che è difficilmente essere calciata così forte e poi lo spazio tra la barriera e visto la vicinanza all'area di rigore, riuscirla a farla abbassare non è mai facile. Enzo Bosi, c'è qua la complicità del portiere? Abbiamo messo qualche messaggio di qualcuno? No, assolutamente no. Questo no, anche perché quello che diceva Giovanni, la palla discende, ma non è lenta, quella è una traiettoria. Guarda, come la calcia, la palla non è che scende a pallone, guarda, è tesa, guarda, non scende mai quella palla. Io se guarda. Posso fare un appunto, lo faccio sulla barriera, troppo distante. No, se l'appunto non troppo distante, no, non saltano. La barriera è distante dalla palla, sono a 10 metri. Guarda, è una delle, perché oggi... Ma quindi l'arbitro che probabilmente l'ha fatta pensare. Sì, ma io guadagno sempre in area di rigore. No, vedo che non c'è invece... Devono essere loro più furbi. No, la vorrei rivedere, mi pare che non c'è il saltellino, perché no, adesso... C'è. No, il saltellino c'è. Io vedo la barriera. Un saltello fatto male. La barriera troppo distante dalla palla. Sì, perfetto. Allora, grazie. Comunque assolutamente è una magia di calciata. Andiamo agli altri dati, gli altri numeri che sono sempre molto interessanti, che commentiamo insieme a Enzo Bozzi e Giovanni Gnoffo. Allora, miglior attacco quello della Casertana e del Foggia, 21 gol. Poi il peggior attacco quello dell'Acragas e della Lupa Castelli Romani. Acragas in caduta libera dopo che aveva fatto l'inizio di campionato veramente, diciamo, era tra le rivelazioni. Miglior difesa è quella del Foggia, peggior difesa è quella della Lupa Castelli. Attenzione, il Foggia è secondo, però vedete, già c'ha il miglior attacco, già c'ha la migliore difesa. Quindi questa la dice lunga sugli equilibri di questa squadra. Che, c'è una cosa che lì non è segnata, che c'è il miglior pubblico adesso. Che è fondamentale, guarda, lì vincono da soli. Il fattore campo. Giovanni lo sa. L'ambiente è importante, l'ambiente Giovanni ci crede, è gente passionale e soprattutto amante del bel calcio. Infatti parlano sempre da Zeman, vedere bel calcio là è meglio di una vittoria. Maggior numero di punti in casa, ecco qua, maggior numero di punti in casa, non c'è questa, eccola qua, perfetto, grazie ad Antonio Messina. Casertana, Cosenza e Foggia, c'è sempre il Foggia, 19 punti. Peggior rendimento casalingo, Lupa Castelli Romani, solamente 5 punti, dopo c'è immediatamente la Juve Stabia, solamente 7. Miglior rendimento esterno, dicevamo prima con il tecnico Zavettieri, vedete Juve Stabia con Lecce e Catania che hanno realizzato 12 punti. Catania, ecco che questo è il bottino della prima parte di stagione, perché adesso sta vivendo un momento non proprio esaltante. Il Martina Franca, record negativo, 8 gare in trasferta, altrettante sconfitte, quindi chiude il girone d'andata perché... chiude per me, o meglio l'anno 2015 senza nessun punto in trasferta. Continuiamo, giriamo pagina, eccolo qua, il minor numero di sconfitte, però questo è un dato che può confortare i tifosi del Benevento e gli estimatori di Auteri, perché dimostra che il Benevento ha una regolarità di rendimento e un grande equilibrio. Importante questo, importantissimo. È quella che ha perso meno di tutte. Squadra difficile da battere, vuol dire. Esattamente, squadra difficile da battere. Mica da poco. Come diceva Enzo Bozzi, solamente 2 sconfitte, poi maggior numero di vittorie la Casertana con 9, maggior numero di sconfitte la Lupa Castelli, va bene, poi Mister X, la Juve Stabia che con Savettieri, pensate, in 9 gare ha pareggiato ben 6 volte, e infatti adesso ne ha 7 di pareggio, uno è il frutto della gestione Ciullo, ed il Messina di Napoli, l'ex squadra di Giovanni Gnoffo. Velocissimo, 30 secondi, questo Messina che è stata la sorpresa inizio campionato adesso è in fase calante, perché hanno fatto una preparazione diversa secondo te o era entusiasmo iniziale? Ma loro sicuramente rispetto alle altre sono partite un po' dopo, quindi un po' di brillantezza in più ce l'avevano già sulle gambe. È ovvio che questa prima ondata ti fa viaggiare un po' più sulle ali dell'entusiasmo e poi vengono fuori un po' i valori. Loro secondo me sono un po' carenti sulla qualità offensiva. Bene, allora, io ringrazio di vero cuore Enzo Bozzi e Giovanni Gnoffo, è stato veramente un piacere, abbiamo avuto un salotto di altissimo livello e molto ma molto piacevole. Abbiamo avuto nella prima parte come ospite della redazione di Salerno anche il tecnico della Juve Stabia, Nunzio Zavettieri, e il centrocampista della Paganese, Simone Guerri. Io vi ringrazio per la cortese visione d'ascolto, vi ricordo che 8 gol tornerà lunedì prossimo in diretta alle ore 21 e sarà un 8 gol specialissimo come sempre. Però non è finito nemmeno stasera, perché adesso vi invito a vedere Ischia Matera, Melfi Catania, Monopoli Catanzaro. Poi dopo ci sarà Controcampo curato dal nostro Fabrizio Angrisani, dopodiché la sigla. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento con 8 Channel 696, ma nel frattempo con il nostro imperdibile 8 gol.
tonfo spaventoso dell'Ischia che al Mazzella ne prende 5 dal Matera. I lucani passano in vantaggio a un minuto dalla fine della prima frazione con Armellino che batte Giuliano con un preciso calcio di punizione. Nella ripresa gli uomini di Padalino dilagano e dopo 8 minuti firmano il 2-0. Azione personale di Letizia sulla 8 Mancino. Il tiro non è irresistibile, ma Giuliano fa il pasticcio e si trascina il pallone in fondo al sacco. Il sinistro di Armellino al 64esimo vale il 3-0, chiude definitivamente i conti relativi ai 3 punti ma apre la strada della goleada. Nei minuti finali, infatti, arrivano anche il 4-0 e il 5-0, firmati rispettivamente da Ingrosso e Piccinni. Per l'Ischia è buio pesto. Il Catania non va oltre il pari sul campo del Melfi e fallisce l'appuntamento con il riscatto dopo il KO maturato contro il Benevento. Etnei in vantaggio al 19esimo con Agazzi, che controlla centroarea e batte Santurro. 2 minuti dopo il Melfi fa 1-1, conclusione dalla distanza di Longo e indecisione clamorosa di Bastianoni, che forse disturbato dal sole, non controlla un pallone all'apparenza innocuo. I padroni di casa prendono coraggio e al 27esimo passano addirittura in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Herrera. Il botta e risposta però continua e al 31esimo è Russotto a gonfiare la rete alle spalle di Santurro per il 2-2, splendido l'aggancio dell'ex Catanzaro che pareggia i conti. Nella ripresa al 73esimo, Russotto realizza il momentaneo 3-2 beffando la difesa lucana e indirizzando la palla alla sinistra di Santurro. Ma non è finita perché Canotto al 78esimo a pescare il jolly del 3-3 con un gran destro dalla distanza. Finisce in parità. Sesto risultato utile consecutivo, ma anche secondo pareggio di fila per il Catanzaro, che impatta 1-1 a Monopoli. Al 20esimo giallorossi in vantaggio con Agnello, che raccoglie una respinta corta della difesa biancoverde e deposita alle spalle di Pisseri. Al 26esimo il colpo di testa di Gambino ristabilisce il risultato di parità. Nella ripresa un autentico assedio, quello del Monopoli, che però non riesce a tradursi nel vantaggio per la squadra di Tangorra, un po' per imprecisione e un po' per la bravura del portiere ospite Grandi. We'll be right back.